UfficioPostale.it, è l'Italia che cambia. Tremenda morte tra le fiamme per un camionista di 40 anni che si è schiantato con il proprio mezzo contro i piloni del sottopassaggio della ferrovia all'uscita Iesieste della superstrada. Il terribile schianto è avvenuto ieri sera attorno alle ore 22 nella zona industriale in via Fontedamo, quando il mezzo pesante, con sede a San Nicola in provincia di Potenza, che trasportava trattori alla New Holland, a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, ha improvvisamente perso il controllo, urtando violentemente contro i piloni e incendiandosi. Una scena terrificante per i soccorritori giunti sul posto che si sono trovati di fronte alla cabina di guida devastata e divorata dal fuoco con fiamme altissime che non ha lasciato scampo al camionista morto carbonizzato all'interno. Sul posto ambulanze del 118, i sanitari della Croce Verde di Iesi, due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti del commissariato che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente anche se le ipotesi più probabili sono che l'uomo abbia accusato un improvviso malore oppure abbia subito un colpo di sonno. A dare per primi l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un fortissimo boato provenire dal sottopasso. Un uomo, dopo aver sentito le drammatiche urla del camionista intrappolato, ha pensato di adoperare l'estintore che ha in casa, ma le fiamme erano troppo violente e il rogo indescrivibile ha divorato le lamiere e le conducente. Dopo il terribile incidente è stata temporaneamente sospesa la circolazione ferroviaria per valutare eventuali danni alla struttura, con personale delle ferrovie impegnato ad effettuare verifiche al ponte.